Il tema era molto interessante perché si trattava di dare un po' un'anima a questo paese che porta segni molto tragici, insomma, della guerra e soprattutto della ricostruzione che c'è stata dopo, che hanno raso al suolo prima l'una, poi l'altra. Il vecchio centro, quindi è un paese che ha perso, diciamo, la faccia proprio, l'anima. Abbiamo visto un po' quello che c'era, insomma, è l'unico elemento esistente, l'unico elemento testimoniale del vecchio paese è il castello Barbacane, questa struttura che risale al XII secolo, insomma, che è stato l'unico edificio risparmiato dai bombardamenti, quindi che poi non ha subito le conseguenze. Su questo oggetto architettonico, che è molto importante, che, insomma, che è comunque fortemente presente sul skyline del paese, abbiamo impostato il nostro progetto. Altri elementi, sicuramente un po' la vegetazione che abbiamo utilizzato quasi a livello come volume, insomma, creando una cortina di palme che fanno da filtro alle facciate degli edifici costruiti dopo la guerra, che non hanno una grande qualità. Ovviamente quindi abbiamo pensato nei punti, diciamo, più esteticamente compromessi di ricostruire un fronte con una cortina di palme molto fitta che crea un luogo piacevole in cui stare, ma anche che per chi arriva dal mare dia un nuovo fronte proprio al paese. La forza del progetto credo che sia l'idea semplice proprio senza sovraccaricare di segni, di oggetti in più, ma semplicemente vedere nel castello come punto centrale su cui riqualificare il lungomare e su questi due sistemi del lungomare e delle due piazze.